Corpo Guardie di Città. La vostra sicurezza è la nostra professione. Se hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà e se temi che in tua assenza si possano appropriare dei tuoi beni, rivolgiti al Corpo Guardie di Città. Installa un impianto antifurto ed un sistema di videosorveglianza e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, rivolgiti all'Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Corpo Guardie di Città, la vostra sicurezza è la nostra professione. Elisa Montemagni, Lega Nord. Bentornati allo spazio televisivo dedicato a chi della sicurezza ha fatto la sua professione. In questo caso parliamo di sicurezza come tema elettorale, che sicuramente ha influito anche in Toscana per le elezioni al presidente della regione e al consiglio. Ora ci sono dei problemi con i sottopancia perché appunto abbiamo in collegamento da Pisa Francesco Ippolito che sta partecipando alla festa di Antonio Mazzeo, che con oltre 10.000 voti è entrato nel Consiglio regionale e che probabilmente farà anche capogruppo dei 24 consiglieri del PD. Comunque io direi tanto di presentare i nostri ospiti, partendo alla mia sinistra con Raffaele Latrofa, candidato al Consiglio regionale, ma purtroppo il nuovo centrodestra non è riuscito a entrare in Consiglio. Nonostante tutto l'ingegner Latrofa ha ottenuto un ottimo risultato personale. Buonasera Latrofa. Buonasera, grazie dell'invito. E poi iniziamo con invece i consiglieri della Regione Toscana, l'ex presidente della provincia Andrea Pieroni, candidato per il PD, eletto nonostante appunto fosse un puro rappresentante della corrente lettiana, quindi con una battaglia anche interna è riuscito a conquistarsi un posto all'interno del consiglio regionale. Buonasera Pieroni. Buonasera, buonasera a tutti. Al suo fianco una ragazza pisana, una ragazza che ha ottenuto le maggiori preferenze del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, che sicuramente andrà battagliera al Consiglio regionale per proporre i temi tipici del 5 Stelle, quindi dall'ambiente, al turismo, alle infrastrutture, insomma temi sicuramente importanti vicino al suo partito. Buonasera Galletti. Buonasera, buonasera a tutti voi. E il partito invece che ha ottenuto i maggiori voti diciamo, a livello regionale, secondo partito della Toscana, la Lega Nord, rappresentata dal segretario nazionale della Toscana Manuel Vescovi, che è anche entrato in consiglio e quindi attualmente è anche consigliere regionale. Buonasera Vescovi. Buonasera anche a voi. Ecco, io se la regia è pronta manderei subito un servizio della conferenza stampa che si è svolta poche ore fa alla Camera dei Deputati, dove il Movimento 5 Stelle ha rilasciato queste dichiarazioni pesanti dopo i fatti di Roma. Quindi se dalla regia mi dicono che è pronto il filmato lo mandiamo in onda, altrimenti commentiamo quello che è successo a Roma con i nostri ospiti. Arriva il filmato, mi dicono. L'ennesimo caso in cui con le tasse dei cittadini si danno appalti in maniera irregolare per lucrare su un'emergenza. Le emergenze in questo paese non sono tali perché sono scoppiate dal nulla. Le emergenze in questo paese, come i campi rom, come l'immigrazione, sono legate ad un disegno preciso che è quello di fare affari. Il Partito Democratico ha smesso di mettere, semmai l'abbia fatto, di mettere al centro la persona nelle politiche pubbliche e ha messo al centro gli affari. E quando tu porti gli affari
al centro delle politiche pubbliche, i rom da emergenza si trasformano in un business. L'immigrazione, da problema da risolvere, diventano una cosa da tutelare, un fenomeno da tutelare. E noi è questo quello che vogliamo spiegare ai cittadini, ed è per questo che stiamo chiedendo le dimissioni di Orfini, chiediamo alla segreteria del PD di interrogarsi su cosa abbia candidato, non chi, che cosa abbia candidato e protetto in questi anni. E il Movimento 5 Stelle ha zero indagati e zero condannati tra le sue fila, non perché veniamo da Marte, semplicemente perché ci siamo dati una regola, prima ancora di qualsiasi legge, che dice che da noi indagati e condannati non si possono candidare. Loro fanno la legge Severino, dicono che alcuni profili non sono eleggibili e poi li candidano in opposizione alla legge che loro stesso hanno votato in questo Parlamento. Questa è una differenza fondamentale tra forze politiche, e noi per questo qui abbiamo la credibilità per venire a chiedere determinate cose. Cosa? Prima di tutto le dimissioni di Orfini, che è una persona che l'altro giorno in un talk show mi diceva: come ti permetti di dire che il PD è coinvolto in mafia capitale? Come mi permetto? E allora Marcello, dopo quella trasmissione, mi scrisse, è incredibile, mi scrisse un sms, mi disse: guarda che sono coinvolti, diglielo, Coratti, Ozimo, mi ha fatto l'elenco delle figure arrestate oggi nel dispositivo del giudice. Non perché siamo dei geni, che ci siamo inventati qualcosa, perché ci leggiamo le carte. Il PD in mafia capitale c'è coinvolto fino alla testa, tutto c'è coinvolto. E soprattutto nel momento in cui una classe dirigente, che è quella di Renzi, protegge personaggi che dovevano essere cacciati a calci dalle istituzioni. Il primo è Marino. Sentirei il commento dei nostri ospiti, a partire da Manuel Vescovi, a seguire Irene Galletti, poi Raffaele Latrofa, in conclusione Andrea Pieroni, perché rappresenta appunto il Partito Democratico, che viene da Di Maio accusato appunto di favoreggiamento a questi episodi di mafia capitale. Ecco, Manuel Vescovi. Sì, purtroppo in Italia ormai anche i cittadini, chi guarda la televisione, siamo talmente abituati a vedere queste cose che francamente sono terribili. Un atto di dimissioni, secondo me, sarebbe qualcosa di importante, qualcosa di doveroso. Sta succedendo qualcosa di incredibile, dove ogni giorno vengono arrestate delle persone. Abbiamo visto che veramente, come noi sosteniamo, che attraverso i clandestini c'è un business, magari in Toscana con altre situazioni, però c'è un business, attraverso i rom c'è un business, e di conseguenza noi diciamo stop, fermatevi, anche per rispetto degli altri cittadini, perché la gente paga le tasse e è assurdo vedere che queste tasse poi vanno spese per queste situazioni qui, ma poi arrivassero magari poi a chi ha bisogno, no, vengono intercettati da queste persone. Di conseguenza diciamo veramente, come giustamente ha detto Di Maio, caro Marino, vattene a casa. Irene Galletti. Beh, quello che ha detto Di Maio chiaramente è stato molto semplice, è stato molto lineare, è stata una ricostruzione corretta di quanto sta avvenendo in questo momento a Roma, ma possiamo dire in tutta Italia, perché questo che è il sistema romano alla fine è un sistema che si può esportare ed è esportato con la stessa metodologia in tutta Italia, quindi non è da escludersi che in Toscana si verifichino delle situazioni diciamo analoghe. Fatto sta che il danno che viene fatto alla collettività è doppio, viene danneggiata la popolazione perché queste sacche di degrado e di povertà praticamente vanno a creare dei sistemi, dei conflitti anche di carattere sociale che fanno sentire, fanno avere la percezione e anche la realtà di una situazione degenerata, di una realtà quotidiana che non è più quella preesistente. In aggiunta a questo danno, che è il danno sociale ed è gravissimo, c'è il danno economico, perché tutto ciò che viene investito, a detta loro, per risolvere queste problematiche, in realtà viene sistematicamente rubato con un sistema, come ho detto, proprio di una precisione meccanica perfetta, quindi tutto quanto, c'è un sistema che coinvolge tutti gli strati, tutti i livelli della società, e questo dà la misura di quanto gravi siano questi fenomeni, gravi allo stesso modo di quanto sono gravi i fenomeni sociali che essi vengono a creare. Raffaele Latrofa, Nuovo Centrodestra.
Sì, un fenomeno di una gravità assoluta anche per l'ambito di azione, in cui, l'ambito molto particolare in cui questi avvenimenti accadono. Intendo dire che quello che dovrebbe essere un comparto in cui, diciamo, il settore sociale riesce a dare un supporto a quelle che sono sacche di difficoltà oggettive, invece è proprio il fulcro di un sistema di affari. Io penso che sotto l'aspetto diciamo della legalità sia importante sottolineare una cosa molto semplice. In qualsiasi, per quanto riguarda dico i politici, no? In qualsiasi concorso pubblico, anche per fare l'impiegato di qualsiasi livello in un semplice comune, è necessario dimostrare di avere la fedina penale pulita. Non riesco a capire come si debba ancora discutere circa il fatto che per rappresentare i cittadini in consessi importanti come quelli del Parlamento, ma anche in consessi meno importanti come quelli di un consiglio comunale o di un consiglio regionale, si debbano fare delle leggi per dire che le persone che vanno, diceva, a rappresentare i cittadini devono essere incensurate e non debbano avere compiuto dei reati. Quindi su questo sono molto netto. Per quanto riguarda poi l'aspetto degli appalti pubblici, che non riguarda soltanto l'accoglienza e tutto quello che è intorno al fenomeno dell'immigrazione e della gestione dei profughi, purtroppo il nostro paese ci insegna da tanti decenni che è una cosa che non riusciamo a estirpare, è un male della nostra pubblica amministrazione, e io penso che la cattiva politica che ha allontanato i cittadini dalle consultazioni elettorali, abbiamo appena finito una consultazione regionale in cui hanno votato circa il 50% dei toscani, siano motivate proprio da questo, perché a fare politica purtroppo ci sono persone di bassa qualità. Quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, smettere di dire che la politica è qualcosa di sbagliato. Purtroppo sono i politici che la rappresentano che sono di bassa qualità e quindi danno luogo a questi fenomeni degenerativi che spesso abbiamo visto sono molto trasversali. Quindi anche sotto questo punto di vista ritengo che sia difficile dire che esistono partiti che purtroppo non sono toccati da questi fenomeni. È chiaro che per quanto riguarda Roma, il PD romano è immerso in questo sistema di potere da anni e sta dimostrando che in ogni suo ganglo è intaccato da questa diciamo, situazione di illegalità assoluta. Noi abbiamo come Nuovo Centrodestra Roberta Angelilli, che è stata tra le prime a Roma, che lavora tutti i giorni a scoprire quello che la Giunta Marino fa di negativo, è stata tra le prime, dicevo, a chiedere le dimissioni di Marino. Mi fa piacere che anche il 5 Stelle, da tempo che ho visto, sta chiedendo le dimissioni. Fa piacere che ormai sia abbastanza unanime questa richiesta, e forse sarebbe veramente giunta l'ora che Marino si facesse da parte. Ecco, sentiamo il rappresentante del PD, Andrea Pieroni, attualmente consigliere regionale, ex presidente della provincia di Pisa, sicuramente un politico che ha fatto bene, anche perché da solo, senza un appoggio, diciamo, vero del suo partito, si è creato tanti consensi, è andato in consiglio regionale e adesso porterà la sua esperienza molto importante che ha avuto in provincia nella regione, e sicuramente ritengo che sia anche contrario a tutto quello che si è sentito oggi e quello che hanno ribadito anche i suoi colleghi. Beh, intanto voglio precisare rispetto a quanto lei diceva, insomma, io sono un candidato del Partito Democratico e il consenso l'ho ottenuto da una parte significativa degli elettori democratici, poi il fatto della mia amicizia, e amicizia non solo personale ma anche così ideale e culturale con Enrico Letta, è un elemento che finora ha qualificato la mia esperienza politica e credo che sia comunque un valore aggiunto da mettere a disposizione del partito nella sua interezza e anche nella prossima esperienza di consigliere regionale. Ora, rispetto a quanto ho sentito, credo che, ecco, questo modo di trasporre automaticamente brutte vicende e il malaffare che ha segnato appunto lo scandalo di Roma Capitale, ecco, non sia il modo giusto di introdurre un argomento come quello che riguarda appunto la legalità. La Toscana non è toccata da fenomeni come questi, i cittadini sono espressi pochi giorni fa, hanno rieletto una
come presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, hanno ridato fiducia al Partito Democratico, un partito che, ecco, rispetto a vicende, alle vicende richiamate, non ha nulla da farsi perdonare, nel senso che anche la gestione dell'accoglienza dei profughi o di quelle situazioni di disagio sociale che è stata fatta in Toscana, ecco, no, non si è macchiata di quelle nefandezze che oggi le inchieste romane ci segnalano. Io su questo sono chiaro e drastico: chi ha sbagliato deve pagare, e deve pagare duramente, soprattutto chi si è macchiato di reati avendo un ruolo pubblico, anzi un ruolo elettivo. Quindi la magistratura farà il suo corso, il partito a Roma è stato commissariato, ha reagito rispetto a queste vicende. Ecco, credo che le dimissioni di Marino debbano essere una cosa che si deve valutare in relazione anche all'azione che Marino stesso sta facendo, perché io credo che queste vicende svelano anche probabilmente un altro impegno forte, che è quello di far emergere illegalità e irregolarità anche all'interno della propria area politica e della propria maggioranza. Ecco, quindi credo che questo sia l'elemento sostanziale. Non credo che chiedendo le dimissioni di un sindaco si risolvano automaticamente dei problemi. Credo che invece l'azione di quel sindaco possa essere un'azione ancora più incisiva per estirpare questo bubbone che è venuto alla luce. Io farei un passo indietro, tornerei al 31 maggio, elezioni regionali in 7 regioni, un risultato importante per il PD, un 5-2, che però è stato così commentato dagli italiani. Se è pronto il servizio lo manderei in onda e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Forse dire che ha vinto l'astensionismo no, però quasi ci siamo. Cioè, alla fine, Renzi che ha fatto? Pareggio? Renzi, direi, da come era partito, forse un passo indietro. Forse un passo, anche rispetto all'Europa, anche se poi ha conquistato la Campania perdendo la Liguria. Non è che De Luca gli fa perdere voti di opinione in giro per l'Italia? Io sono di origini campane, quindi la scelta di De Luca secondo me è da leggersi anche con un collegamento alla vecchia DC. Lei è campano? Sì. Non ha votato? Non ho potuto votare, però avrei votato per chi ha vinto. Per De Luca? Sì. Anche se incompatibile, dicono? Beh, vedremo. Senta, ma questo risultato in generale rafforza Renzi e il governo oppure comincia a incrinarsi la luna di miele col paese? No, lo rafforzo senz'altro. Lei dice? Sì. Anche se il PD perde voti però rispetto all'europeo. Sì, però è un fatto, il PD, per tanto tempo è stato alleato il PD con Forza Italia, quindi è un cambiamento generale di tutta la politica italiana. Secondo me è una battuta arresto, è una spaccatura del PD ed è fondamentale fare una riflessione all'interno del... Ma dall'altra parte cosa si sta manifestando di competitivo? Non mi interessa. Dall'altra parte non mi interessa. A lei vuole un cambiamento interno al PD? Sicuramente. No, anzi, ne esce fuori forte. Però forse deve regolare un po' i conti all'interno? No, perché? Anzi, con la signora Bindi, con il signor Cofferati, con tutta la vecchia nomenclatura, adesso c'ho la carta in mano per dire: signori, qual è la porta? Finalmente, arrivederci, grazie. Arrivederci, prego. Per me è indebolito. Perché? Perché fa il gioco un po' delle destre, si è avvicinato molto alla destra, almeno io credo che sia un po' così, poi c'è un po' di confusione oggi, secondo me. Comunque sia, è l'unico che può dare un po' di credibilità al paese, non per me, però a livello mediatico sì. Ma rimane senza alternative competitive? Purtroppo poche alternative. Lei ha votato in Toscana? No. Astenuto? Sì. Non voglio votare perché non credo a questa classe politica. Rafforzatissimo, perché sono un fan di Renzi. Questa è la sua fede, ma i numeri cosa dicono secondo lei? I numeri 5-2 è più che sufficiente, comunque il risultato è positivo. Anche se il PD perde un po' di voti? Ma sì, ma
sono piccolezze, quelle, è positivo, punto e basta. Non ha pagato la scelta di spostarsi a destra e alla fine gli elettori si sono disaffezionati al sistema del centro-sinistra e hanno votato comunque una destra diversa che quella della Lega. Io vengo dalla Liguria, è evidente che la scelta è stata quella di spostarsi su una destra chiara, più netta, molto più radicale. Sì, il primo stop per Renzi, dicono alcuni. Secondo lei? Può darsi, potrebbe essere. Potrebbe essere perché si dicono molte cose su Renzi che in effetti poi non mantiene, quindi potrebbe essere. Ma sta pagando le promesse non mantenute? Di solito è così che si fa, prima si promette e poi non si mantiene, quindi io credo che sia proprio questo il fatto. In fondo sono sempre 5-2 le regioni che ha preso, quindi diciamo che poi il dato politico viene interpretato a seconda delle fazioni, quindi diciamo che è più un pareggio rispetto a tutto. Però il PD un po' di voti li ha persi, quella per l'Italia. Sì, è vero che li ha persi, però secondo me è anche fisiologico che li perde, perché comunque è sempre un partito di governo, quindi di conseguenza col passare del tempo il malcontento si può sempre sviluppare. Non le ho seguite, mi dispiace, quindi non ti interessa più la politica? Non mi interesso molto della politica, quindi. Quando hai smesso? Ma non ho mai iniziato in realtà. Quanti anni hai? 25. Quindi ti iscrivi al partito degli astenuti? Sì, mi iscrivo al partito degli astenuti. Adesso ti facciamo la tessera, eh? Vabbè. Ciao. Grazie. Ciao. Manuel Vescovi, alcuni ritengono che Renzi si sia rafforzato, altri invece che ha fatto un passo indietro, altri ancora che dicono che in campagna avrebbe vinto ugualmente De Luca. Ecco, una sua analisi di questo voto, naturalmente lei la vede dal punto di vista della Lega, però ecco, cosa ne pensa di questo anche forte astensionismo, si parla addirittura del 50% in Toscana? Allora, io penso che sono i dati, il PD ha perso il numero dei voti, questo si vede, è evidente, poi sono contento che loro continuano a dire che invece hanno vinto, che va tutto bene, che sono tutti belli, perché mantengono l'idea delle promesse che continuano a fare. Sono contento, noi siamo molto invece responsabili, molto contento del risultato fatto, perché diventare il secondo partito in Toscana con un 16% non è poco, siamo molto contenti, ma non ci vogliamo fermare, vogliamo fare un'opposizione dura, un'opposizione costruttiva, perché vogliamo aumentare il nostro consenso, perché ne siamo consapevoli, sappiamo che le nostre idee sono giuste. In poco tempo siamo passati da uno 0,6% a un 16%. Per quanto mi riguarda, l'astensione è dovuta sicuramente a magari alla gente, ma anche alla genialità del Ministro degli Interni di scegliere il 31 maggio come data, proprio con un ponte. Di conseguenza già magari c'era poca passione, in più ci metto il ponte, magari forse alcune persone hanno preferito farsi il ponte perché andare a votare. Io naturalmente ho votato, secondo me è giusto andare a votare, perché è giusto andare a votare, perché se poi non ho il diritto di lamentarmi, va tutto male, e generalizzare è sempre sbagliato. Io ritengo che ci siano politici bravi, onesti, che fanno il loro lavoro, e magari ci sono sicuramente come gli onesti, come in tutte le categorie. Generalizzare è sbagliato, andare a votare secondo me è giusto. Irene Galletti, prima è stato intervistato anche un toscano che ha detto: no, io non sono andato a votare, però ritengo che Renzi sia più credibile di tutti, io non la penso come lui e il suo partito, però attualmente in Italia non c'è nessuno che si possa alternare a un premier come Renzi. Ecco, cosa ne pensa lei del 5 Stelle? Sicuramente quello che viene dato a credere dal punto di vista mediatico ai cittadini è questo: abbiamo Renzi e coloro che gravitano intorno all'orbita di Renzi esposti in tutte le salse in maniera trionfalistica da tutti i media, quindi naturalmente il messaggio che passa, quello superficiale ai cittadini, è questo, di questo Renzi, questo giovane che vince, che governa, che con estrema semplicità, com'è estremamente semplicistico il suo linguaggio, il suo modo di comunicare, risolve le situazioni dell'Italia che poi incredibilmente restano le stesse. Noi dal punto di vista del Movimento 5 Stelle abbiamo tenuto i nostri elettori, quindi significa che c'è una fascia di toscani, di italiani, che hanno capito nella sua interezza quello che è il nostro programma, che è un programma a 360 gradi. Noi non offriamo soluzioni facili per niente, noi offriamo dei programmi da costruire nell'arco del tempo. Noi non cerchiamo di far abboccare nessuno parlando alla pancia delle persone, siamo stati accusati di populismo.
bene il fatto che presentiamo dei programmi ad ampio spettro e che siamo in grado di mantenerli nel corso degli anni, perché adesso sono 2 anni che il Movimento 5 Stelle resiste all'interno di quest'Italia sempre più sfiduciata nella politica. Questo ci dà il segno e ci dà la dimensione di quello che è il nostro lavoro e che stiamo facendo bene. Dal punto di vista di quello che è l'astensionismo, ecco, questo ci deve fare molto riflettere. Bisogna cercare di capire, di arrivare a chi si astiene per capire qual è il loro sentimento, qual è la loro percezione, e cercare di riportarli alla politica, perché in ogni caso la politica si occuperà di loro, quindi devono essere loro i primi ad interessarsene. Ecco, questo è uno dei compiti che il Movimento 5 Stelle deve avere, riavvicinare quelle persone alla politica. Questo per noi sarà uno dei passaggi più importanti da compiersi nell'arco dei prossimi anni. Andrea Pieroni, tra intervistati alcuni dicevano il PD esce rafforzatissimo, altri dicono con queste elezioni abbiamo allontanato Cofferati e Rosi Bindi, quindi la vecchia guardia, e possiamo rinnovare un partito per cercare domani di vincere poi le elezioni nazionali e di governare nuovamente l'Italia. Ecco, invece cosa ne pensa lei dopo appunto queste elezioni regionali e questo risultato di 5-2, se è soddisfacente oppure no? Ma io penso che le elezioni vadano sempre valutate in relazione alla portata che hanno. Erano elezioni regionali, elezioni quindi con un carattere anche amministrativo, quindi quello che poi alla fine prevale è l'esito che si è avuto nelle regioni dove si è votato. Insomma, è stato un esito per il Partito Democratico sostanzialmente favorevole. C'è stata la vicenda della Liguria, per cui la sconfitta della candidata del Partito Democratico sta nella spaccatura che si è creata nelle file del centro-sinistra. Sono elezioni che ovviamente hanno metabolizzato anche una serie di malesseri, di malumori, anche di proteste. Penso anche alla vicenda della riforma della scuola, che ha mobilitato in maniera profonda il mondo della scuola, per cui è chiaro che essendo elezioni, come dire, di medio termine, solitamente le forze politiche che governano subiscono un ridimensionamento. Credo che comunque, ecco, il segnale che è stato dato al Partito Democratico non debba essere sottovalutato, perché io credo che una parte di quell'astensionismo che si è aggiunto all'astensionismo che già era abbastanza consistente deriva anche dalle file del Partito Democratico. Io credo che il Partito Democratico su questo debba ragionare, riflettere, valutare. Io credo che serva una maniera di fare politica più condivisa, più partecipata. Credo che nel partito si debba ascoltare e si debba far tesoro anche di idee e proposte le più varie, per poi trovare una sintesi avanzata. Io credo che questo sia il messaggio di cui deve far tesoro il Matteo Renzi nella sua qualità sia di Premier che anche di segretario del partito. Ecco, trovare la modalità per il massimo coinvolgimento. Poi sono d'accordo che dopo il confronto, dopo la discussione, poi si debba decidere. E credo che sull'astensionismo, perlomeno in Toscana, abbia giocato anche un altro fattore, quello, ecco, del fatto che la proposta, la candidatura di Rossi era una candidatura che non trovava, anche per la frammentazione delle altre forze politiche, una controproposta altrettanto qualificata, per cui, ecco, complice anche il 31 maggio il ponte, forse qualcuno si è fatto tentare dalla voglia di farsi una piccola vacanza piuttosto che recarsi al voto. Allora, a questo punto sentirei Raffaele La Trofa, che con il suo nuovo centrodestra ha ottenuto un ottimo risultato a Pisa, e penso in tutta la regione toscana è l'unico, diciamo, che ha ottenuto un buon risultato, un partito però che non è riuscito ad entrare nel consiglio regionale. Ecco, a sentire i commenti dei intervistati, alcuni dicevano proprio del PD c'è stata una battuta di arresto, occorre una riflessione interna per un cambiamento.
Altri invece sostenevano che Renzi ha perso voti perché è troppo orientato a destra, altri ancora perché ha fatto tante promesse però non le ha mantenute. Ecco, cosa ne pensa lei di questi risultati del PD e poi naturalmente se vuol parlare anche del proprio partito, visto che nonostante tutto ha ottenuto un buon risultato? Ma intanto sì, io ero candidato per una lista che si chiama Passione per la Toscana, che racchiudeva al suo interno l'esperienza di molte liste civiche presenti sui territori e di Area Popolare, che è costituita appunto dal Nuovo Centrodestra e l'UDC. Sicuramente il dato che rilevava anche Pieroni in precedenza, cioè il fatto che, diciamolo chiaramente, Rossi non avesse un avversario realmente temibile, ha causato una parte dell'astensionismo e è stato mal visto dai nostri elettori. Quando dico nostri parlo di quella zona di campo appunto del centrodestra. Queste elezioni, se le guardiamo più a livello nazionale, hanno fornito in questo senso un dato chiaro. Quando si va come centrodestra uniti, come è successo in Liguria, si riesce a vincere. Quindi io penso che abbiamo il dovere, tutti noi che siamo da questa parte di campo, di provare a ripartire da questo punto fermo, cioè un centrodestra che riesce a trovare una sintesi, che riesce a rinnovarsi nella sua classe dirigente, perché penso che ce ne sia un estremo bisogno, e che riesce a ritrovarsi dietro quei valori di riferimento che possono dar luogo a una vera, reale alternativa competitiva che in Toscana, diciamocelo chiaro, negli ultimi anni non siamo mai riusciti a mettere in campo. L'altro dato dell'astensione è preoccupante per ciascuno di noi che fa politica, perché è evidente che è un segnale chiaro da parte dei cittadini che questa politica ha stancato, e quindi ha stancato probabilmente anche la politica di Renzi, fatta tutta di promesse, di messaggi, di grande visibilità mediatica, che però poi alla fine del mese non porta ai cittadini in tasca quello che loro vorrebbero, ovvero una diminuzione delle tasse, ovvero una sburocratizzazione degli enti, ovvero un accesso al credito per le piccole e medie imprese più facilitato, ovvero una sanità con liste di attesa molto più ridotte. Quindi per noi sicuramente questo è una battuta d'arresto netta, innegabile, che ci deve far riflettere e che ci deve permettere di pensare al futuro in modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto sino ad oggi. È innegabile la vittoria della Lega, anche questo è un aspetto che ci deve dare molto da pensare. Non siamo riusciti a far capire, e la colpa è soltanto nostra, che queste erano elezioni regionali e che quindi, per esempio, per dire un nome a caso, Roberto Salvini della Lega, che probabilmente sarà un ottimo consigliere regionale, non lo conosco e non lo criticherei mai non conoscendolo. Allora, la interrompo, poi ne parliamo dopo di Roberto Salvini. Mi dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità, quindi un minuto di pubblicità e poi rientriamo in studio per commentare anche questi dati e per sentire anche le parole di Antonio Mazzeo da Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, che sta festeggiando la sua elezione a consigliere regionale. Quindi linea regia e poi dopo collegamento anche con Pisa. Corpo Guardie di Città, la vostra sicurezza è la nostra professione. Se hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà e se temi che in tua assenza si possano appropriare dei tuoi beni, rivolgiti al Corpo Guardie di Città. Installa un impianto antifurto ed un sistema di videosorveglianza e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, rivolgiti all'Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Corpo Guardie di Città, la vostra sicurezza è la nostra professione. Studio Dentistico Luisi, al passo coi tempi. Elettromedicale Veloscope, per la prevenzione tumore del cavo orale, visita semplice e indolore. Laser a diodi, per una cura indolore delle affezioni dei tessuti molli del cavo orale. Devitalizzazione meccanica con microscopio elettronico. E per una cura totale del sorriso, la radiofrequenza per ringiovanire la pelle del vostro viso. Contattaci per informazioni. Magazzini Mangini, dove è di moda risparmiare. Magazzini Mangini, prezzi bassi. E noi, come al solito, vi si aspetta. Magazzini Mangini, dove è di moda risparmiare. La Rosa di Terricciola, Pisa. La casa, il luogo dove vivi le tue emozioni, merita l'amore di Parket Point Versilia. Soluzioni uniche per ogni tipo di abitazione, rivolte a una clientela sempre più esigente. Il nostro obiettivo? Uno solo,
fare di un pavimento in legno un prezioso elemento d'arredo. I nostri prezzi? Più che competitivi, essendo noi i produttori dei nostri parquet. Parquet Point Versilia. Living in Nature. CIA. Insieme per il lavoro. Insieme per fare impresa. Insieme per l'ambiente. Insieme per le donne. Insieme per la salute. CIA, l'agricoltura insieme a te, a Viareggio, in via Montecavallo 3, di fianco al commissariato di polizia. La passione per le auto, il forte orientamento al cliente, la ricerca dell'eccellenza e una grande attenzione al futuro. Tutto questo e molto altro ancora fanno della concessionaria Lucca RTM il punto di riferimento Toyota Lucca. Vendita, assistenza, ricambi originali, servizi finanziari e assicurativi, usato garantito. Tante priorità, un'unica concessionaria. Lucca RTM. Da oggi anche a Massarosa, località Montramito. Farmacia Calandra, aperta 365 giorni l'anno fino alle 23. Laboratorio galenico, corner servizi con la possibilità di effettuare elettrocardiogrammi, holter, spirometrie e tanto altro ancora. Servizio consegna a domicilio. Conosci i nostri prodotti di dermocosmesi? Vieni a provarli, siamo aperti ininterrottamente fino alle 23 tutti i giorni, anche la domenica. Acquistando uno dei nostri prodotti potrai effettuare una prova gratuita del nostro trattamento anti-age. Farmacia Calandra, sempre vicino a te. Il Pirata, un'oasi di divertimento per tutta la famiglia. Nel verde della pineta di Ponente, mini golf, pizzeria, ristorante. Un percorso di 18 buche in un lussureggiante giardino. E per uno spuntino, un gelato e una bibita c'è il chiosco tra le palme. Mentre per una cena veramente sfiziosa, il ristorante pizzeria con forno a legna, attivo dal 1944, che vi offre prodotti freschissimi di prima qualità. Il Pirata, nella pineta di Ponente a Viareggio. Bentornati telespettatori Professione Sicurezza, io mi collegherei subito in diretta con Piazza Vittorio Emanuele II, dove si sta tenendo la festa di la vittoria di Antonio Mazzeo, consigliere regionale per il Partito Democratico. Se mi sente Francesco Ippolito, pronto? Momento Antonio Mazzeo sta tenendo il suo discorso di festeggiamento per il risultato raggiunto, c'è un grande schermo per la proiezione, che è stato utilizzato per la proiezione anche di un filmato, 10.515 grazie Antonio Mazzeo, una grande folla fatta da tanti elettori del Partito Democratico, ma non solo, in prima fila sindaci del territorio, l'onorevole Federico Gelli, ma insomma tanti assessori, tanti ragazzi soprattutto. Vi lascio alle parole di Antonio Mazzeo. Da mattina a sera per migliorare la vita del nostro territorio. Ci metterò la passione, ci metterò quel po' di competenze che credo di avere. Ci metterò anche tanta disponibilità verso gli amministratori locali, perché loro, specialmente nei piccoli comuni, sono un po' l'unica interfaccia che c'è in questo momento con la politica. E allora io a loro, e ne vedo tanti qui stasera, gli chiedo un applauso per loro, perché hanno dato una grande mano. Vi assicuro che sarò al vostro fianco nelle battaglie più difficili, anche quelle davvero complesse, non bisogna tirarsi indietro. E noi dobbiamo fare un impegno forte insieme, un patto per il futuro del nostro territorio, che parta dal lavoro, parta dai giovani, che dia la possibilità di rilanciare un'economia che negli ultimi anni purtroppo è stata troppo ferma. E arrivo in fondo davvero. Poi c'è un impegno per il mio partito. La nostra è una grande e bella comunità. Qualcuno, io continuo a leggere i giornali, troppe dichiarazioni non fanno bene. Qualcuno dice che noi abbiamo una voglia di rivincita, un'ansia. No, non c'è nulla di tutto questo. Noi vogliamo costruire solo un Partito Democratico diverso. Quel Partito Democratico che a livello nazionale e regionale c'è e che in questi anni a Pisa non c'è stato. Non c'è stato. Democratico.
Democratico non sarà più cinghia di trasmissione delle amministrazioni, ma camminerà al suo fianco, al fianco delle amministrazioni, per fargli svolgere meglio il proprio compito. Per me non è un problema di nomi e di cognomi, non mi interessa chi farà il segretario provinciale. Questa sarà una scelta che faremo tutti insieme, trovando l'unitarietà, perché la responsabilità di questo risultato è anche di provare a tenere unito il nostro partito e di farlo in maniera giusta, positiva, lavorandoci da mattina a sera fino in fondo. Certo, ci sono visioni diverse, ma la campagna elettorale ha sprigionato tante energie positive e da queste dobbiamo ripartire perché il partito sia più forte, sia più unito e dia la possibilità di ritornare nei territori, perché per troppo tempo il nostro partito ha messo ai margini i nostri territori. Invece noi dobbiamo tornare lì, lì dove c'è buona politica, lì dove la gente ha voglia di fare, lì dove se li stimoli, vedete, cioè io non vedevo una manifestazione di così da tantissimo tempo, no? È questo, la gente vuole partecipare alle decisioni, la gente vuole esserci dentro le decisioni. E allora chiudo citando quel bellissimo film che è Alla ricerca della felicità, dove Will Smith dice a suo figlio: non permettere a nessuno, neanche a me, che qualcuno distrugga i tuoi sogni e ti dica che non sei capace. Ecco, a noi questo viaggio parte di qui, da oggi. Noi non permetteremo a nessuno di dire che i nostri sogni verranno infranti e che noi non possiamo. Rientriamo in studio, poi sentiremo in collegamento telefonico da Pisa proprio Antonio Mazzeo, che arriverà ai microfoni di Francesco Ippolito e al quale poi chiederemo anche come sarà strutturata la giunta, se lui sarà davvero il capogruppo, insomma ci faremo dare delle notizie in diretta proprio dal consigliere più votato della provincia di Pisa. Se dalla regia mi dicono che è pronto il filmato, io manderei un'analisi politica di Passera, di Italia Unica, che critica in particolar modo il PD. Sentiamo le sue parole e poi le commentiamo in studio. Terzo partito è il Partito Democratico di Renzi, che pensava di festeggiare la sua trasformazione in partito della nazione, o partito unico renziano, come vogliamo chiamarlo. Non è successo così. Il Partito Democratico ha perso 2 milioni di voti rispetto alle europee, più di 1 milione di voti rispetto alle politiche e anche rispetto alle regionali del 2010 ha perso quasi 500.000 di voti. Questi sono segnali forti e sono segnali univoci. È un segnale di non soddisfazione nei confronti di una politica, di un governo che non sta rimettendo in moto l'economia, non sta semplificando le istituzioni, non sta facendo riforme sufficientemente forti che dimostrino cambiamento. Ecco, stavamo commentando le parole appunto di Passera con Andrea Pieroni, ecco, al quale appunto rivolgo l'invito. Farò presente ai nostri telespettatori appunto la critica che faceva al partito, un partito diceva di tante promesse, ha perso dei voti e questo è il risultato di una cattiva politica, dice Passera. Ecco, cosa ne pensa Pieroni? Ma io credo che rispetto al risultato dell'anno scorso delle europee, quel 48%, era chiaro che questo turno elettorale avrebbe fatto pagare al Partito Democratico un ridimensionamento in termini elettorali, che però torno a dire quello che dicevo prima, insomma, il dato elettorale va calato nella realtà del voto regionale. Ricordo anche che nelle elezioni regionali partecipano alla competizione anche altre liste che hanno talvolta una caratura locale o regionale, quindi spostano alcune porzioni di voto. Quindi io credo che il Partito Democratico debba dare davvero una dimostrazione di concretezza fattiva. Credo che fosse stato eccessivo pensare di poter trasformare l'Italia in pochi mesi. Credo che sia giusto avviare un passo di riforme che però richiedono tempo, richiedono coinvolgimento, richiedono condivisione. Ecco.
quello che io vedo è un percorso verso le riforme che deve trovare una maggiore condivisione, una maggiore partecipazione delle forze anche sociali, dei corpi intermedi. Io ad esempio non credo che si possa governare il paese avendo un rapporto diretto fra il leader, il premier e il popolo. Credo che su questo bisogna un pochino correggere il tiro e correggere il passo, perché così facendo si dà il senso della trasformazione di un partito in partito unipersonale, che non credo sia la natura vera del Partito Democratico. Io credo che le sorti del paese sono legate alle sorti del paese, del Partito Democratico, e credo che questa responsabilità noi ce la dobbiamo assumere fino in fondo. La disaffezione, l'allontanamento dei cittadini dalla politica richiede soprattutto un surplus di testimonianza e di fatti concreti. Credo che i prossimi mesi siano decisivi da questo punto di vista. Il Partito Democratico deve raccogliere questa sfida. Se dalla regia mi dicono che è pronto l'intervento di Salvini in conferenza stampa post-elettorale, io manderei in onda quell'intervista con anche un breve stralcio della conferenza stampa per commentarla con l'ingegner La Trofa, visto che Salvini proprio in questa intervista e anche durante la conferenza stampa ribadisce che la porta è aperta solo a Forza Italia, chiusa per il nuovo centrodestra che sta governando con Renzi, e quindi sarà impossibile trovare una coalizione con la Lega. Sentiamo, mi dico la regia che è pronto, quindi linea regia per il filmato. Grazie agli italiani che hanno creduto nel progetto Lega e che ci hanno dato dei risultati straordinari, il mio impegno a mantenere quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, a non scomparire ma a raddoppiare il lavoro già da domani. Secondo, gli italiani che hanno votato hanno scelto un progetto concreto, coraggioso, credibile, alternativo a Renzi, alla sinistra, all'Europa degli sbarchi e della disoccupazione. Le nostre porte sono aperte, quindi per Forza Italia il dialogo continua, ovviamente con Alfano il discorso è chiuso. Sono felice e voglio parlare a quei milioni di italiani che ieri però sono rimasti a casa, perché da questo punto di vista anche io, anche la Lega, non siamo ancora abbastanza concreti, credibili per conquistare la passione e la fiducia di questa gente. Vedo che fortunatamente la stampa estera si rende conto che il Messia sta perdendo colpi, e quindi per il mondo Renzi inciampa, per Die Welt Renzi agli occhi pesti, per il Telegraph c'è la Lega che cresce, per il Times la Lega Nord è il partito di opposizione vincente alle elezioni di ieri, e anche per Yahoo News il buon Renzi, che non, mi sembra che sia in Afghanistan giustamente oggi, con ieri comincia la sua parabola discendente. Noi vogliamo costruire, il nostro è un cantiere aperto, non diciamo dei no pregiudiziali a nessuno, tranne che a chi sta governando con Renzi, evidentemente, questo per mera logica, non per scelta politica. Non possiamo costruire alternativa a Renzi con chi sta governando con Renzi. E poi sono contento, sono felice, perché al di là dei numeri, eleggere consiglieri regionali in Umbria, nelle Marche, essere secondo partito in Toscana, che è la seconda regione che andava a votare ieri, dove la Lega si presentava, permettere a Forza Italia di vincere in Liguria, grazie all'atto di responsabilità della Lega, che ha rinunciato a un suo uomo per riuscire a far ripartire quella regione, sono enormi soddisfazioni. Evviva! Pace e bene, fratello! Allora, mi dicono che abbiamo in collegamento da Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, Antonio Mazzeo, consigliere regionale, con appunto Francesco Ippolito, nostro giornalista di 50 News.
Sì, Mariano. Sì, te lo confermo. Siamo qui insieme a Antonio Mazzeo, proprio reduce dall'intervento di fronte ad una folla di persone che si è radunata qui in piazza Vittorio Emanuele. Allora, che cosa succederà diciamo da domani in poi all'interno del Partito Democratico? Oltre alla soddisfazione della vittoria, ovviamente, però siamo già proiettati verso il futuro. Ma inizierà una discussione seria sul futuro del nostro partito. Io ho detto che c'è il mio impegno anche all'interno del Partito Democratico per cambiarlo, perché credo che questo partito, basta vedere anche i risultati delle ultime elezioni, noi a Pisa abbiamo mantenuto le stesse percentuali delle regionali di 5 anni fa, in provincia abbiamo fatto un più 1%, a livello regionale un più 5%, qualcosa ci sarà da dire, confrontiamoci, discutiamo, ma questo partito ha la necessità di essere unito, ma allo stesso tempo di intraprendere un percorso di cambiamento come a livello nazionale. Allora, un grande consenso, ovviamente più di 10.515, se non sbaglio, sono state le preferenze che le hanno accordato all'interno di queste regionali, però si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, lo possiamo dire, durante il discorso. Ha parlato di, appunto, proprio con riferimento a quanto detto da alcuni esponenti autorevoli del Partito Democratico rispetto al fatto che il PD avrebbe perso qualcosa rispetto al 2010, che cosa ha detto durante il suo intervento? Ho detto che non è così, perché quando nel 2010 rispetto al 2005 avevamo qualche onorevole locale che aveva anche grandi incarichi nazionali, abbiamo perso 10 punti percentuali, non si è detto nulla. Ora abbiamo guadagnato un punto in provincia e 5 punti a livello regionale, si parla di debacle. I numeri vanno raccontati così come sono, i numeri sono veri e i numeri non sono quelli che abbiamo letto oggi sulla stampa, ma va bene, la politica è anche questa, si riparte. Allora, restituiamo la linea, però l'ultima domanda, se mi permette, rinnovamento, la parola d'ordine, insomma, dopo queste regionali, ma rinnovamento significa anche recuperare forze e risorse che appartengono ad altre correnti del Partito Democratico? Assolutamente sì, il mio risultato mi porta una grande responsabilità, quello di provare a tenere unito il mio partito. Per fare questo è necessario che le migliori energie di tutte le varie sensibilità del mio partito siano coinvolte in questo grande processo di rinnovamento. Credo anche che bisogna recuperare le tante energie e risorse che un partito chiuso, come è stato il Partito Pisano negli ultimi anni, ha messo ai margini. Invece noi dobbiamo recuperarle, ce ne sono tante e secondo me si farà un bel lavoro nei prossimi anni e i risultati saranno ancora migliori di quelli ottenuti. Se non ci sono domande da studio, noi chiudiamo questo collegamento. Sì, c'è una domanda, volevo sapere da Mazzeo, visto che Rossi ha annunciato 6 assessori probabili su 8, se un assessorato dei 2 rimanenti è ambito da Mazzeo oppure sarà, come è stato dichiarato, Mazzeo, sì, il capogruppo del Consiglio regionale dei 24 consiglieri. Assessore, un assessorato per lei o la responsabilità del gruppo regionale? Non so quello che sceglierà il segretario regionale, quello che sceglierà il gruppo e soprattutto quello che sceglierà il presidente Enrico Rossi. La scelta sugli assessori spetta al presidente. Io credo che io sento più mio la responsabilità di lavorare su questo territorio, di radicarmi, di dare una mano a far sì che riparta anche il partito, che alcune tematiche si possano sviluppare meglio, quindi io non mi sento pronto. Poi se me lo chiederanno valuteremo, ma non credo che sia questa la strada da perseguire. Ultima domanda, a voi studio, Francesco. Se non ci sono altre domande. Ultima domanda, Francesco. Aspetta. Allora, puoi chiedere a Mazzeo. Sì, quale? È questa. Puoi chiedere a Mazzeo se la task force sulla sicurezza sarà uno dei suoi obiettivi che porterà in Consiglio regionale. Sicurezza. Allora, task force sulla sicurezza è uno dei suoi obiettivi per il Consiglio regionale oppure no? Sì, assolutamente sì, l'ho raccontato in campagna elettorale, ho già preso i primi contatti per il Presidente Rossi. Io credo che il modello che noi abbiamo utilizzato per l'accoglienza con una task force regionale che discute con le amministrazioni locali sia il modello vincente. Per fare questo bisogna metterci delle risorse, per ora nel capitolo sicurezza in regione, non essendo competenza delle regioni, risorse non ci sono, mi impegnerò perché vengano messe risorse, perché la regione parli anche con il Ministero per portare anche più personale su questo territorio. La sfida sarà lì, creare un gruppo di lavoro che decida quali sono le situazioni più critiche. Se noi continuiamo a dire che è solo un problema di percezione, è difficile che ci danno risorse su questo territorio. Una task force regionale può essere importante anche per questo.
Grazie, adesso davvero dobbiamo salutare Antonio Mazzeo che viene reclamato dagli organizzatori. A voi studio. Ok, grazie Francesco, ringraziamo anche della disponibilità Antonio Mazzeo e commenterei queste ultime parole con Manuel Vescovi. Quindi una percezione che è una realtà di insicurezza, quella che percepiscono i cittadini. Ma non è solo una percezione. Oggi purtroppo viviamo in un paese dove la gente esce di casa e arrivano, non dico sempre, ma arrivano i ladri. E poi la cosa peggiore è, come vediamo purtroppo, quello che è successo a Roma, non vengono poi puniti. Vedo il caso che è già uscito dagli arresti, purtroppo quel rom che ha travolto, non lui, ma era in macchina insieme, ha ucciso una donna. L'ultimo esempio in ordine cronologico. Rispondendo invece al consigliere regionale, ma molto sorpreso, poi magari mi piacerebbe, me lo prendo la registrazione, se è possibile, perché ho due elementi che mi hanno, ha detto che l'economia è ferma da 2-3 anni, mi sembra, da un paio d'anni, per cui si deve mettere d'accordo con Renzi se l'economia è ferma o va, mi sembra di aver detto proprio così, e poi ha detto che non sono legati col territorio, che adesso ci penserà lui a riprendere il legame col territorio. Questo mi ha un po', se mettono d'accordo, l'economia è ripartita o no? Ecco, queste sono le cose che poi interessano, lavoro, l'economia, sicuramente la sicurezza. Io ho una mia valutazione sulla sicurezza, perché purtroppo, diciamolo, però Vescovi, sì, 8 anni di esperienza all'interno della Polizia di Stato, quindi conosce molto bene. Sì, ho fatto anni. Secondo me il sistema è molto semplice. Bisogna punire nell'immediatezza chi viene preso in flagranza di reato, perché non è possibile. Io non do la colpa ai magistrati, perché non è colpa loro. Non so di chi sia la colpa, però è un sistema troppo lento, perché io se commetto reato oggi e dopo 8 anni, 10 anni mi danno una sentenza, è come prendere un bambino che non fa i capricci e gli dai la sculacciata e gli dai dopo 8 anni. Gli dici, ti punisco dopo 10 anni, non ha senso, cioè è lì secondo me che il sistema non paga, perché a quel punto lì c'è l'incertezza. Io mi ricordo, stavi le persone in flagranza di reato e poi i processi arrivavano dopo anni, magari prescritti, di conseguenza è lì il nocciolo della questione, è lì la percezione che ha la gente, che a volte ti trovi persone che dicono, ma tanto non vado a fare la denuncia, tanto non serve a nulla, ecco, poi ti trovi i carabinieri, la polizia, poi ti trovi le istituzioni che preferiscono, come è successo purtroppo a Milano, dire ma poverini hanno spaccato due vetrine invece di difendere i poliziotti, ecco, è quello che dobbiamo decidere, e su questo do ragione, giustamente condivido al 100% quello che dice il mio segretario federale, che Alfano, se non gli sta più bene Renzi, deve togliersi, perché come facciamo a riunire il centrodestra se tu oggi Alfano appoggia il centrosinistra? È un qualcosa che ero di Forza Italia, esco di Forza Italia, mi creo il mio partito che si chiama Nuovo Centrodestra e appoggio Renzi. Capite bene che anche gli elettori non le capiscono queste cose. Ecco, allora, Vescovi, o faccio l'opposizione o mi chiamo Nuovo Centrosinistra. Allora, la interrompo, do la parola all'ingegner La Troffa, 2 minuti che poi doveva andare in pubblicità, una risposta a queste affermazioni di Emanuele Vescovi. Volevo commentare anche velocemente Salvini, nel senso che anche quello che dice Ravescovi mi sembra che forse si sia scordato che fino a 2 giorni fa in Liguria erano alleati con il Nuovo Centrodestra, quindi mi sembra che queste scelte siano abbastanza schizofreniche da parte loro. Io dico una cosa molto chiara, noi in queste elezioni regionali ci siamo presentati 7 regioni su 7 alternativi al PD, ci chiamiamo Nuovo Centrodestra e forse Vescovi si è scordato che non siamo passati da Forza Italia e siamo andati insieme a Renzi, è Forza Italia che con Berlusconi aveva fatto una coalizione, una grande coalizione, come in Germania è stata per tanti anni, per senso di responsabilità, perché il paese aveva bisogno di governabilità, perché con quei numeri e con questa legge elettorale non si poteva fare altrimenti. Infatti noi in Toscana non abbiamo neanche preso Forza Italia. Scusa, io non ti ho interrotto Vescovi, volevo dire che la Lega tra l'altro ha presentato un presidente che è milanese, dimostrando che non c'era un toscano in grado di candidarsi a presidente della regione, ha fatto il listino unica e per questo i toscani hanno votato Manuel Vescovi senza saperlo, perché non era scritto sulla scheda elettorale per una legge elettorale persa. Lei non ha neanche raccolto le firme, lei non ha neanche raccolto le firme, noi e il Movimento 5 Stelle 12.000 firme abbiamo raccolto, voi vi siete esentati, esentati. Esiste la democrazia anche in televisione, quindi anche la democrazia, 16% cosa ha preso lei? Le ruspe della sua maglietta le utilizzi quando è con le persone del suo partito, quando si trova in un consesso televisivo impari la democrazia, impari a lasciar passare. Capisco che le cose che dico la disturbano, però mi lasci dire finire completamente, come ho fatto io con lei quando ha detto le
le cose che gli elettori hanno dato la parola. Guardi, hanno dato non, è questo, allora, Vescovi, facciamo terminare la trofa e poi diamo la linea alla regia. Ricordo ancora che Vescovi, nessun toscano sapeva che era candidato perché non era presente sulla scheda elettorale, visto che ha usufruito di uno scandaloso listino, quindi andando al di fuori di quelle che, che sono le preferenze, e che in provincia di Pisa abbiamo mandato in regione un certo Roberto Salvini, soltanto perché ha un'omonimia col cognome del leader nazionale della Lega, Roberto Salvini, che dicevo io non conosco e non oserei mai criticare, so soltanto che in questi ultimi anni allora, non ho mai letto nessuna sua azione sì, politica allora, sui nostri territori. La trofa, questa è una cosa. Dalla regia, ora dobbiamo andare in pubblicità, sì, però, poi torniamo prima, sulla stessa cosa, infatti mi fa sorridere. Andiamo in pubblicità, poi ripartiamo da questo. Mi scusi, però è molto comico perché sulla stessa situazione siamo andati in pubblicità. Hairstyle Roberto e Simonetta. La bellezza inizia dai capelli. Nel nostro salone puoi trovare qualità e professionalità al servizio del cliente. Hairstyle Roberto e Simonetta offre servizi personalizzati per donna e uomo, dal taglio al trattamento per cute e capelli. Siamo a Torre del Lago Puccini, via Oberdan 20. Chiamaci per un appuntamento. Hairstyle Roberto e Simonetta, il dettaglio che fa la differenza. Tenda G Emiliana, da oltre 50 anni il punto di riferimento per le tue tende. Da esterno e interno, tessuti d'arredamento, tende a metraggio e confezionate, tecniche, oscuranti e zanzariere, tutto su misura. Tutti i tipi di scorritenda, dalle stecchine per vetri, ai sistemi professionali in acciaio e ferro battuto. Inoltre da noi puoi realizzare la tua lista nozze. Tenda G Emiliana, a Viareggio, via San Martino, 154. Tronia Fornacette, il negozio di 2000 metri quadrati con la consueta politica di prezzi senza paragoni. Da Troni, tasso zero spettacolare. TV LED 43 pollici LG a 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy S5 Mini a 299 euro. Notebook Asus schermo 15,6 pollici a 499 euro. Lavatrice Bosch 8 kg a 399 euro. Siamo a Fornacette, a Tigui al parcheggio PAM. Noi che Baga, arredare con stile. Noi che chiedici e ti verrà dato. Vieni a trovarci nel centro arredamenti e nel multi living di Perignano e anche presso il Baga Home a Livorno e nell'open house di Follonica. Ti arrediamo tutta la casa con 169 euro al mese. Cucina, tavolo più 4 sedie. Soggiorno, divano, camera completa. Il desiderio della casa ha un nome: Baga. Ritorno volentieri. Nello showroom di Renato Lupetti trovo sempre idee nuove per migliorare la mia casa e risparmiare. Le comode stufe a pellet, facili da usare, che danno quel calore. Ah, lo showroom di Renato Lupetti. I parquet, colori nuovi, luminosi. Sì, voglio ridipingere casa e senza spendere una fortuna. Bello questo forno, nel giardino ci starebbe da incanto. Renato Lupetti, rinnamorati di casa tua. Museo di Storia Naturale, nato nel cuore di Pisa 400 anni fa, sbocciato nell'incantevole cornice della Certosa di Calci. Le collezioni storiche, la galleria dei cetacei più grande d'Italia, mostre all'avanguardia. Squali, riproduzione a grandezza naturale, mascelle in azione, una gabbia antisqualo. Predatori del microcosmo, alla scoperta degli assassini più piccoli del mondo. Museo di Storia Naturale alla Certosa di Calci. La storia non finisce qui. America Graffiti Lido di Camaiore, un angolo rock and roll nella tua città. A pochi passi dal lungomare da Viareggio, un tuffo indietro agli spensierati anni 50. Cortesia, simpatia e divertimento. Un menù con più di 100 portate, dai classici Tex-Mex ai primi tradizionali, sempre con un tocco American style. E tantissimi dolci per tutti i gusti, donuts, muffin, cookies. Da America Graffiti non c'è modo di annoiarsi. Taste the difference. Last
basta. Allora, ritorniamo in studio. Anche nel periodo pubblicitario c'è stato un dibattito molto acceso tra la troffa del nuovo centrodestra e i vescovi della Lega Nord, che chiederei di riproporre però in toni più pacifici questo argomento che stava iniziando l'ingegner La Troffa, riguardo appunto a Roberto Salvini, che è stato eletto con oltre 5.500 voti nella provincia di Pisa per la Lega Nord. Io non lo volevo incentrare su Roberto Salvini, il messaggio era questo: purtroppo non siamo riusciti a trasmettere agli elettori che si trattava di elezioni regionali e non di elezioni politiche, pertanto i temi da trattare erano quelli di competenza regionale, primo tra tutti la sanità, le infrastrutture, i lavori pubblici, e marginalmente quelli dell'immigrazione e dei Rom, perché non sono competenze specifiche della regione. Secondo aspetto, non siamo riusciti a far comprendere agli elettori che dovevano votare per delle persone che erano presenti sul territorio e non per delle persone che semplicemente potevano avere, come nel caso di Roberto Salvini, che continua a ripetere non conosco e alla mia stima preventiva, nel senso non potrei esprimere nessun giudizio nei suoi riguardi, se non che aver letto negli articoli di oggi che ha usato degli artifici, raccontava lui in maniera anche furba e intelligente, per far apparire nei suoi manifesti l'immagine di Matteo Salvini e mettere soltanto il cognome, non mettendo il nome Roberto. Ecco, 5.000 elettori che io rispetto della provincia di Pisa lo hanno votato, io penso, perché ritenevano di votare Matteo Salvini. Questo penso che sia un vulnus della politica, perché credo che ci siano dei leghisti che magari si sono impegnati in questi anni sul territorio, che hanno fatto gli amministratori o comunque i consiglieri comunali, che hanno dato al territorio e che si sono visti sorpassati in questa competizione. Perché dico questo? Perché questa cosa ritengo che è stata fatta ad arte, a scala nazionale, in tutte le regioni, ovvero quella di trasportare un'elezione regionale su temi nazionali, dando del fumo negli occhi agli elettori che in maniera diciamo molto pragmatica hanno ascoltato per mesi alla televisione decine di ore di Matteo Salvini che parlava soltanto di due argomenti e hanno fatto ritenere al nostro popolo che il maggior problema attuale per gli italiani sia l'immigrazione. Io penso che sia un problema che vada preso in considerazione in maniera seria, che la sicurezza non sia l'insicurezza una percezione ma sia un dato reale, come ci certificano anche i dati del Sole 24 Ore, ma che il maggior problema dell'Italia sia il lavoro, siano le tasse troppo alte, sia la disoccupazione, siano, dicevo, tutto quello che riguarda la classe, la riforma per esempio del comparto sanitario, sia la burocrazia elevatissima nel campo regionale per quanto riguarda l'urbanistica, l'edilizia privata. Chiaro, questo che era il messaggio che io ho cercato di portare con insuccesso, perché assolutamente i miei dati non sono confrontabili con quello della Lega, è quello che io continuerò a fare nella mia azione politica in un intento di verità nei riguardi degli elettori, così come io sono sicuro che coloro che hanno votato Raffaele La Troffa, e sono tanti, quasi il 43% di quelli che hanno votato la lista, hanno votato la persona perché la conoscevano per la sua competenza, la sua passione, il suo coraggio e non perché il suo cognome aveva un'assonanza con un cognome famoso. Certo, ora sentiamo Manuel Vescovi, che invece come Lega Nord penso che il tema sicurezza sia stato un tema molto reale, ma anche di campagna elettorale. Emanuele Vescovi. Vabbè, allora, è un problema in Italia sì o no la sicurezza? Certo che parli di sicurezza. Quando ti arrivano i clandestini e la regione li ospita e spendi denari pubblici, comunque riguarda la regione. Quando tu vedi, e sarà il mio primo obiettivo, lo so che non cambia a livello di bilancio, però il mio primo obiettivo è andare a vedere in regione quanti soldi spende la regione per l'energia elettrica o per le utenze nei campi Rom. Lo voglio fare, perché non posso vedere poi italiani che dormono in macchina perché non riusciamo ad aiutarli, e mi vedo che magari andrò a vedere i bilanci. Questa è giustizia sociale. Parliamo poi di sanità, chiediamo l'apertura serale degli ospedali come in Veneto e Lombardia, in modo tale dalla possibilità alla gente che lavora di andarsi a fare l'attacco anziché alle 4 del pomeriggio alle 10 di sera. Manteniamo gli ospedali, i presidi degli ospedali, perché quelli secondo me sono delle cose importanti sulle quali bisogna battersi. L'apertura e il mantenimento dei piccoli ospedali come punti di riferimento per le collettività, e sono quelle le battaglie che andiamo a fare sicuramente le giornate. Sono anch'io convinto che il problema principale è il lavoro, ma il lavoro lo risolvi aiutando le imprese,
perché sì, puoi fare tutte le leggi che vuole, le leggi sono importanti, però per me, per aiutare le imprese, c'è un sistema solo, la flat tax, cioè 15% di tasse, se vadi vai in galera, perché sennò adesso abbiamo un sistema burocratico, io lo faccio di lavoro, vedo purtroppo delle persone per aprire una gelateria ci mettono 4 mesi, vai all'estero, una gelateria la apri in un giorno, allora la burocrazia va smantellata, va abbattuta, ecco, queste sono le battaglie che andiamo a portare. A me, per quanto mi riguarda, ritornando al discorso invece di Roberto Salvini, per me ci sono state 5.500 persone da Tullur, hanno espresso la preferenza, io non entro nella mentalità della persona se si è sbagliato o non si è sbagliato, la rispetto. Come io mi sono candidato perché tutti i militanti all'unanimità me l'hanno chiesto, tutti gli iscritti della Lega, ma tutti all'unanimità con il mio voto di astensione, perché mi hanno chiesto di andare in regione essendo segretario regionale, e non l'abbiamo fatta noi questa legge, non l'ho fatta io, l'ho combattuta questa legge elettorale che dava solo al Movimento 5 Stelle e a noi la possibilità di presentarsi raccogliendo 12.000 firme, però quello non viene più detto, e invece ci trovi il consigliere regionale che con 130 firme può far partire una lista, allora anche quello lì è da discutere. Io veramente, se fossi stato il PD e Forza Italia, avrei anch'io chiesto la raccolta delle firme, perché sennò io attacco loro perché non hanno raccolto 12.000 firme e noi sì. Allora, se andiamo a ritroso, facciamo, ecco, allora queste sono le battaglie che dobbiamo fare. Se siamo ancora sulla legge elettorale, sembra sia colpa tutto della Lega, la Lega va sbagliato tutto. Allora, la sicurezza è colpa della Lega, il lavoro è colpa della Lega, i Rom è colpa della Lega, la legge elettorale è colpa della Lega, la Lega non ha mai governato questa regione, 45 anni che non ha mai governato questa regione, e sicuramente faremo delle battaglie di opposizione. Vescovi, io la devo interrompere perché abbiamo ancora tanti argomenti, in più abbiamo i telespettatori dell'area della Versilia che ci seguono sul canale 673, perché noi stiamo andando in contemporanea sul canale 12, 191 e 673 in tutta la regione toscana, che vogliono sapere qualcosa riguardo Viareggio e le problematiche anche relative al ballottaggio, visto che proprio la Lega sta facendo un ricorso al TAR. Quindi, ecco, io prima di aprire la parentesi Viareggio vorrei coinvolgere Pieroni e poi Galletti sul problema delle province. Province che con la legge Delrio sono diventate, diciamo, una gestione di area vasta del territorio. Pieroni, il 20 maggio sul Sole 24 Ore è uscito un titolo allarmante, le province verso il dissesto finanziario, perché mancano questi fondi per pagare, diciamo, l'ordinarietà. Ecco, cosa ci può dire di questo in merito, visto che la Regione Toscana dovrebbe avere acquisito diverse competenze che prima aspettavano alle regioni, alle province, mi scusi. Sì, diciamo, l'aspetto finanziario, il dissesto verso il quale le province tutte possono andare, deriva da un modo di attuare una legge, la legge Delrio, che è un modo inadeguato, insomma, sommario, che non tiene conto del fatto che le province ancora esistono e ancora devono continuare a gestire dei servizi. Penso alle strade, alla viabilità, penso alle scuole, penso alla difesa del territorio, all'ambiente. Ecco, sono competenze che rimarranno in capo alla provincia finché le province non saranno definitivamente abolite attraverso un processo di riforma costituzionale. Ecco, la legge non ha pensato a questo, ma dal 2011, in verità governava Monti a quell'epoca, si è iniziato a tagliare le risorse alle province con l'idea che le province da lì a poco sarebbero state abolite. Sono passati ormai quasi 4 anni, le province esistono ancora, hanno funzioni importanti, però le risorse sono state quasi azzerate. Ecco, quindi questo è un modo inadeguato di fare, qualcuno la chiama riforma, a me non riesce a chiamare riforma un modo di procedere di questo tenore. Ecco perché stiamo vivendo nelle province una situazione di grande difficoltà, di grande disagio, dei dipendenti che hanno incertezze per il loro futuro. Quindi la prospettiva è quella che la Regione Toscana ha già in parte tracciato, perché prima in Italia la Regione Toscana ha già fatto la legge con la quale ha definito le competenze che torneranno in capo alla Regione. E si tratta di lavoro e formazione, si tratta di ambiente, si tratta di agricoltura, si tratta di forestazione, si tratta di difesa del suolo e demanio, quindi di funzioni molto, molto importanti che da qui
a poche settimane, qualche mese, torneranno sotto la diretta gestione della regione. Ecco perché queste elezioni regionali erano altresì importanti, perché la regione da qui a poco rafforzerà il proprio ruolo di governo del territorio, assumendo anche queste funzioni che finora erano gestite dalle province. Però rimane il tema di un dissesto probabile qualora non ci siano provvedimenti che mettano un tampone a questa situazione. Io credo che il governo non possa lasciare che questo accada, perché così facendo non sarebbe solo un segno di aver ridotto i costi della politica, ma sarebbe un creare disagio ai cittadini sul territorio, perché le strade non saranno più sicure, le scuole superiori non saranno più sicure, il territorio non sarà più manutenuto come dovrebbe essere. Questo credo che non sia accettabile. Allora, Irene Galletti, se vuole entrare in merito al dissesto finanziario delle province, oppure, visto che lei lavora per un'agenzia all'interno di Duty Free dell'aeroporto di Pisa, se ci può dare una sua opinione su questa fusione degli aeroporti di Pisa e Firenze, di questo grande gruppo che è la società Aeroporti Toscana. Allora, una breve chiosa su quello che riguarda l'argomento province. Torna a bomba su quello che è il marketing, ciò che viene venduto ai cittadini. Parlare di riforme oggi sembra di passare automaticamente a parlare di qualcosa di positivo, cioè laddove si fa una riforma viene fatto qualcosa di positivo, si ha un movimento in crescita, in miglioramento. Ecco, parlare di riforma e pensare che in automatico si vada a un miglioramento è proprio concettualmente sbagliato. Parlare di riforma come è stata quella delle province, che è stata una riforma monca, ed è una riforma, quella del RIO appunto, che presenterà dei danni che saranno ancora successivi, e spiego perché. L'ha spiegato in parte anche già brevemente prima Pierone, quelle che sono alcune delle competenze provinciali torneranno alla regione, mentre ce ne sono altre, ad esempio il turismo, che verranno demandate ai comuni. Quello che mi domando è, al termine di questa riforma, che ha dato pesanti conseguenze anche dal punto di vista occupazionale, perché ci sono tutti questi dipendenti della provincia che hanno bisogno di essere reinseriti in altre realtà, anche lì c'è da capire con che modalità, con che tempi, c'è grande preoccupazione. Si parla molto di disoccupazione in questo momento. Bene, una riforma strutturata come è stata strutturata sicuramente non offre un riparo a chi il lavoro lo aveva e si trova a perderlo da un giorno all'altro per una riforma che non è stata ben strutturata e ben spalmata all'interno del sistema. Ci domandiamo, la regione toscana è pronta a riprendere e soprattutto ad organizzare in maniera funzionale ed efficace quelle che sono le prerogative che fino adesso erano alla provincia? Sì o no? Questo lo scopriremo con il lavoro che andremo a fare alla regione. Successivamente un altro dei problemi sono le problematiche, o meglio tutte le tematiche che sono demandate di nuovo ai comuni. Si va a creare una frammentazione, sto parlando del turismo in particolare, è importante cercare di fare turismo in una maniera coordinata, integrata, altrimenti quello che è il turismo adesso in Toscana rimarrà, cioè un qualcosa, un flusso subito piuttosto che integrato all'interno di un sistema economico, quindi destinato a rimanere tale e quindi non produrrà ulteriori vantaggi anche dal punto di vista occupazionale. Quindi questa riforma è nata male e non promette di migliorare col tempo. In regione noi cercheremo di in qualche maniera riparare quelli che sono i danni di una riforma che è nata monca e tale rimarrà. Dal punto di vista della fusione si sta degli aeroporti, per parlare un argomento completamente diverso, e siamo stati contrari perché noi l'abbiamo vista come qualcosa di strettamente finalizzato a quella che era la creazione di un nuovo aeroporto a Firenze, perché si parla erroneamente di una nuova pista, ma qui stiamo andando a parlare di un nuovo aeroporto. La nuova pista prevederà un sistema, un terminal, un sistema viario, infrastrutturale, che comporterà la creazione di un nuovo aeroporto a meno di 100 km di distanza da altri due già esistenti, cosa che è vietata da una normativa europea preesistente. Bene, nonostante questo si è proceduto comunque. Con l'avvento al potere di Renzi, naturalmente tutta questa procedura ha avuto un'accelerazione grazie anche alla privatizzazione che è stata fatta a favore di Corporazione America. E non ci dimentichiamo che il presidente Rossi ha dato un grande contributo, ha contribuito a dare quella percentuale di azioni che ha fatto sì che Corporazione America, cioè un privato, prendesse il controllo di un'infrastruttura strategica non solo per la Toscana ma per l'Italia. Quindi di questo il presidente Rossi ne dovrà prima o poi rendere conto insieme a quelli che sono i danni dovuti alla rottura del patto parasociale, che allo stato attuale non sono stati quantificati e vorremmo sapere. Ci ha parlato di 13 milioni, un'elemosina che tornerà a Pisa sotto
forma di investimenti, abbiamo visto per esempio per la biblioteca universitaria pisana, o meglio per l'università, ma alla fine non compenseranno mai quella che è la perdita strategica di un'infrastruttura come l'aeroporto di Pisa, che adesso rischia di essere seriamente penalizzata di fronte alla realtà di Peretola, che sappiamo che gode di grandissimi favori anche a livello governativo. Il fatto che un master plan sia stato presentato in due forme diverse, pista da 2400 metri a ENAC, che la voleva in questo modo, e da 2000 metri in regione, ci deve far capire una volta per tutte che qui siamo di fronte a un falso, siamo di fronte a una manipolazione per dare luogo all'ennesimo appaltificio. E di questo Rossi ne è responsabile, ma ci domandiamo tutto il PD come si sta comportando, come si è comportato di fronte a tutto questo. Mazzeo per primo, ad esempio. Pieroni non è stato favorevole fin dall'inizio. No, e dunque si sintetizzano male in pochi minuti un po' di anni di lavoro su questo tema. Io ho sempre creduto che il percorso verso un'integrazione di due aeroporti fosse la strada giusta, perché il sistema aeroportuale toscano può dare la possibilità ai nostri aeroporti di diventare davvero il terzo hub aeroportuale italiano dopo Milano e Roma. Quindi io credo che l'integrazione, un'integrazione che non prevede concorrenza ma prevede complementarietà, sia la chiave giusta per far crescere entrambi gli aeroporti. La mia, in quanto presidente della provincia dell'epoca e azionista forte in SAT, la mia obiezione era rispetto a un percorso. Noi avremmo preferito un percorso più graduale, che facesse maturare anche appunto la tendenza, l'obiettivo dell'integrazione attraverso magari una holding che tenesse ancora in vita le due società, proprio per farle crescere entrambe, perché l'obiettivo di raggiungere in Toscana i 12 milioni di passeggeri è un obiettivo alla portata, e quindi credo che questo sia il vero elemento da tenere presente. Nella nostra azione di consiglieri regionali noi dovremo lavorare su questo, per garantire che gli investimenti che l'aeroporto di Pisa ha avviato e che anche in questi giorni stanno dando risultati possano essere portati a compimento per arrivare a quei 7 milioni e mezzo di passeggeri, che è l'obiettivo oltre il quale poi, no? Certo. Cioè che non sarebbe poi nemmeno più sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi io alla collega dei 5 Stelle chiedo di lavorare con noi perché siano mantenuti fermi quei paletti che sono stati scritti in un documento approvato dal Consiglio regionale nel PIT, dove si prevede una pista di 2000 metri, si prevede che i due aeroporti… ENAC la chiede da 2400 e pretende quindi questo affinché Peretola sia considerato un aeroporto strategico, e quindi è basilare questo all'integrazione. Di fatto dovete riuscire a risolvere un attimino questa discrasia che si crea tra due piani, e ancora non ne vedo una spiegazione. C'è una discussione, io credo che il punto fondamentale sia quello di garantire che l'aeroporto di Pisa possa sviluppare il proprio master plan per arrivare ai 7 milioni e mezzo di passeggeri. Ecco, questo credo che sia il punto fondamentale. La fusione di due aeroporti porti automaticamente all'ottenere 7 milioni di passeggeri è proprio un sillogismo che assolutamente per me non è spiegabile. Cosa avevano i due aeroporti che potessero fare in maniera integrata un certo tipo di lavoro che non potevano avere dal punto di vista della capienza, quindi della capacità di accogliere 7 milioni di passeggeri, che adesso hanno invece da fusi? La fusione è strumentale, non c'entra nulla il discorso della fusione con l'ottenimento di un certo quantitativo di un tot milione di passeggeri. Sono due cose completamente slegate. Comunque, il fatto è questo. Pieroni, si può ribattere, altrimenti… No, non voglio ribattere, la fusione ormai è un dato di fatto. Io ripeto, finché ho avuto questo voce… Questo continua a spiegare il sillogismo che mi ha come presentato. Come presidente della provincia avevamo optato per un altro percorso che prevedeva la holding. Poi, come è avvenuto, è un dato di fatto, la Regione Toscana ha scelto, no, di cedere le proprie azioni, di rompere un patto parasociale a favore di un privato, che non è un privato qualunque, insomma, è un privato che è, diciamo, un imprenditore del settore, ha fatto questa scelta, noi l'abbiamo, come dire, contrastata in termini politici e istituzionali, poi è andata avanti. Oggi dobbiamo ragionare sui fatti, sulla realtà che si è creata.
creata, quindi dobbiamo vigilare e controllare perché la fusione non sia un trasferimento di traffico e di ricchezza da Pisa verso Firenze. Quindi se questa è una partita condivisa, possiamo trovare un terreno di lavoro comune. Questo voglio dire. Io direi di dare la linea alla regia per mandare in onda il servizio realizzato dalla redazione di 50 News Versilia per il ricorso al TAR della Lega Nord per quanto riguarda il candidato a sindaco per il comune di Viareggio. Linea alla regia. Elisa Montemagni, Lega Nord, la più votata del suo partito alle regionali, con oltre 6.000 preferenze, ingresso in regione, l'unica versiliese, comprese le forze di maggioranza. Con quale spirito commenta questo risultato? Ovviamente sono felicissima del risultato di tutta la provincia di Lucca. La provincia di Lucca ha superato il 20%, la Lega Nord, e quindi il risultato è stato molto buono. Molto buona la Versilia, molto buono il comune di Massarosa, dove siamo nettamente il secondo partito con un buon 29%. Io ringrazio ovviamente tutti quelli che mi hanno sostenuto, perché evidentemente su Lucca e sulla Versilia soprattutto è stato fatto un ottimo lavoro da noi, che siamo sempre stati sul territorio, come con Gazebo, con l'attività politica, e questo io credo che sia stato il risultato dovuto da un gran lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni. Quali saranno le istanze che cercherà di portare in Consiglio regionale riguardanti il territorio della Versilia? Sicuramente la sicurezza, che è il nostro cavallo di battaglia e su cui non intendiamo mollare neanche un secondo, la sanità e ovviamente la promozione del territorio. Poi c'è da investire 250. Allora, ritorniamo in studio, c'è stato un problema in regia, quindi mandiamo in onda prima il servizio relativo al TAR e poi anche le parole di Salvini su questa questione legata appunto al ricorso per il ballottaggio tra il candidato sindaco di Viareggio, tra quello appunto del PD e l'altro della lista civica legata sempre al Partito Democratico. Il destino delle elezioni amministrative di Viareggio, dopo il caos scoppiato nei seggi, è nelle mani del TAR. Il Tribunale Amministrativo a breve dovrà infatti pronunciarsi sul ricorso che verrà presentato prima di domenica dal candidato a sindaco Massimiliano Baldini. La verifica dei verbali delle 63 sezioni ha ulteriormente ridotto il vantaggio di Luca Poletti, candidato a sindaco per PD, Federazione della Sinistra e Viva Viareggio Viva, da Baldini, sostenuto invece dal Movimento dei Cittadini per Torre del Lago, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Liberali. Lunedì, alla chiusura dello scrutinio, Poletti aveva 31 preferenze in più rispetto a Baldini. Oggi sono state ridotte a 27. Baldini chiederà al TAR di sospendere la proclamazione del ballottaggio, che attualmente vede Poletti opposto a Giorgio Del Ghingaro, quest'ultimo sostenuto da 5 liste civiche, e di ordinare il riconteggio di tutte le schede. Già dall'analisi dei verbali sono emersi molti errori. Verbali di sezioni elettorali consegnati in bianco, altri riportanti solo il numero dei votanti e non le preferenze, mentre in altri ancora è avvenuto l'esatto contrario. Inoltre ci sono sezioni riconteggiate più volte. Baldini sta valutando la possibilità di chiedere un risarcimento danni. Sono almeno 14 le sezioni in cui sono state riscontrate gravi anomalie. Allora, io sentirei di seguito le parole di Salvini proprio su questa questione legata alle sezioni che purtroppo hanno registrato delle anomalie. La battaglia per la legalità nelle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative Viareggio 2015 porta nuovamente nella città del Carnevale il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che domani pomeriggio alle 15.30 sarà a fianco di Massimiliano Baldini al Centro Congressi Principe di Piemonte. Salvini era già stato a Viareggio il 16 maggio scorso per sostenere la candidatura di Baldini. Fu una giornata segnata da forti momenti di tensione. Baldini chiede la collaborazione di tutti ed è molto fiducioso per la possibilità del riconteggio delle schede. Luca Poletti, invece lo sfidante di Baldini attualmente ammesso al turno di ballottaggio con Giorgio Del Ghingaro,
ribadisce che non è spaventato dall'eventualità del ricorso al TAR e non teme neppure un rinvio della data delle elezioni. Allo stato attuale, afferma Poletti, sono pronto alla nuova sfida di ballottaggio e invito tutti gli elettori del centro-sinistra a sostenermi per far rinascere questa città. Distante dal tema del riconteggio anche Giorgio Del Ghingaro, che si prepara invece a due appuntamenti con i cittadini, domani venerdì alle 21 alla circoscrizione di Torre del Lago e mercoledì prossimo alle 21 nella sede della Croce Verde di Viareggio. La Trofa mi stava dicendo durante questo servizio che poi io pensavo fosse un'intervista a Salvini, invece è semplicemente l'annuncio che domani ci sarà Matteo Salvini a Pisa, quindi venerdì 5 giugno Matteo Salvini a Viareggio. Sì, no, sto seguendo da vicino, molto da vicino questa vicenda, perché anche noi come Nuovo Centrodestra, do una notizia sempre a Manuel Vescovi, abbiamo appoggiato Massimiliano Baldini in questa candidatura e pensiamo che 31 voti siano veramente pochi, visto che ci sono addirittura dei verbali completamente lasciati in bianco dai presidenti di seggio, quindi seguo con grande attenzione questa vicenda, anche perché ho lavorato 12 anni al comune di Viareggio e quindi è una realtà che conosco benissimo. Manuel Vescovi? Sì, siamo molto fiduciosi del TAR. Trovare dei verbali in bianco è incredibile nel 2015, per cui vediamo cosa dirà sicuramente il TAR. Io sono anch'io estremamente fiducioso, perché da come me l'ha raccontata il candidato sindaco nostro di coalizione è veramente incredibile quello che è successo. Attendiamo fiduciosi che cosa ci dice il TAR. Irene Galletti e poi Andrea Pieroni in chiusura. Dunque, queste vicende chiaramente da questo punto di vista non lasciano appunto delle ombre un po' su queste vicende che sono elettorali. Chiaramente, come diceva Vescovi, ci si aspetterebbe nel 2015 da questo punto di vista un attimino più di linearità dal punto di vista delle operazioni. Aspettiamo anche noi di vedere quelli che saranno poi i risultati del TAR prima di esprimerci al riguardo. Andrea Pieroni. Affidiamoci alle verifiche che saranno fatte dagli organi competenti, non ho elementi per poter esprimere giudizi in merito. Una battuta velocissima, sì. Su Del Ghingaro e Poletti, entrambi del PD, però divisi da una senatrice che appoggia invece Del Ghingaro. Ecco, come mai in una città come Viareggio il PD, che ha governato fino a poco fa, si è diviso in questa campagna elettorale? Ma purtroppo non è l'unico caso Viareggio dove il PD si è diviso, insomma la vicenda della Liguria in qualche modo ci racconta una storia più o meno analoga. Talvolta nelle elezioni comunali prevale anche un aspetto legato alla persona che eccede quella che dovrebbe essere una logica e una condivisione a livello politico. Ecco, i personalismi a volte portano a creare queste situazioni che poi talvolta si risolvono in una sconfitta. Ecco, speriamo che non sia questo per Viareggio. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato alla nostra trasmissione, non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento sempre qui negli studi 50 canale tra 15 giorni con Professione Sicurezza e con temi sicuramente più legati alla sicurezza, però era importante parlare anche di queste elezioni regionali e di come la sicurezza abbia portato anche a importanti voti alla Lega Nord, che è diventato il secondo partito della regione toscana, perché ha incentrato proprio sul tema della sicurezza la sua campagna elettorale. Buona serata, arrivederci a tutti i telespettatori. Corpo Guardie di Città, la vostra sicurezza è la nostra professione. Se hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà e se temi che in tua assenza si possano appropriare dei tuoi beni, rivolgiti al Corpo Guardie di Città. Installa un impianto antifurto ed un sistema di videosorveglianza e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, rivolgiti all'Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città. Per maggiori informazioni,
visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Corpo Guardie di Città, la vostra sicurezza è la nostra professione.